Per questo prossimo lavoretto, allora abbiamo intenzione di creare dei segnaposto. Quindi, materiale necessario sono 11 tappi. Io mi stavo portando avanti nel lavoro, poi in realtà mi sono rifermata, mi sono riportata avanti. Adesso niente, ho deciso di prima spiegarvi. Quindi 11 tappi, di cui 10 tappi di questo formato, quindi tutti 10 simili. L'undicesimo tappo in questa maniera e poi capirete il motivo. Oltre a questo, ho estratto dal mio contenitore, dal mio scatolone, del materiale che avevo già dal Natale scorso ed è un po' di, non lo so, è organza forse, sì, dell'organza blu, quindi della stoffa fatta in questa maniera che è un po' dura. È un nastro dorato e questi che sono dei bigliettini che avevo acquistato tanto tempo fa da IKEA, dove abbiamo trovato insomma dei bollini che sono della stessa dimensione appunto dei tappi. Quindi poi mano a mano capirete, capirete insomma perché necessito di queste cosine. Poi una penna con cui stavo andando a segnare sopra questo nastro le dimensioni dei tappi e adesso andrò a ritagliare, ne ho già ritagliato un pezzettino, farò il resto e poi qui la pistola per la colla caldo che è già accesa, quindi già in funzione, si sta scaldando e niente, io direi di incominciare partendo in questo senso, quindi questo è il necessario per il nostro prossimo lavoretto che saranno dei segnaposto fai da te. Queste sono le parti che abbiamo che ho ritagliato. Queste quelle del nastro, quindi ho preso la misura dei tappi e sono andata con una semplice forbice a ritagliare. Qui invece ho ritagliato una dimensione X che decidete voi e poi capirete il motivo e niente, andiamo ad assemblare il nostro segnaposto. Quindi colla a caldo. Perché è calda? Sensibile. Non si sta a capire. In teoria no. Sei 3-2-1 o 4-3-2-1? È andato più in giù perché abbiamo consumato una parte di colla. Vai. Facciamo attenzione, Sam. Stiamo qui. Qua adesso. Basta, basta. Ottimo. Vai. Tienila tu in mano, Sam, se vuoi. Tanto dovete farle tutto.
E con questo terminiamo un altro lavoretto fai da te per Natale, quindi segna posto a forma di alberello con niente, perché di sicuro avete tutte a casa delle cosine del genere per riuscire a creare un alberello così. Ovviamente ne andrebbero fatti diversi per ogni persona seduta al tavolo e niente, mi auguro che vi piaccia. Ciao! Ciao Sami! Ciao! Ciao Teo! Dove sei? Sembra ciao Sami? Parliamo a bassa voce perché Raffaele sta dormendo, eh. Ai, ai, a cosa? Le zampotte. Oh mamma, quei dentoni. No, oh mamma. Pungono i suoi peli. Pungono i suoi peli? Sì. Ciao, Teo. Che orecchie ciao. Lunghe. Ciao. Ciao, orecchie lunghe. Guarda che osso che fa impressione. Eh sì, perché è ossuto, deve diventare grande. Oh mamma, mamma, aiuto. Un leone. Un leone? Che testa gonfia. Così? La testa gonfia? La testa un po' uovo, vero, Raff, Samu? Sì. La testa uovo. La testa.